E come si dice a Milano? Vi bastano? Mamma che bella partita! Forse la una delle più belle che ho visto quest'anno. Squadra corta. Squadra che ha giocato, diciamo, a posto di 60 metri in 40 metri. Gabbia fenomenale quando è entrato da un grande difensore. Indi per cui, promossi tutti, a parte Musacchi a terra, una cosa bella e due cose belle e una brutta. Partiamo dal principio, ma neanche il miglior portiere al mondo non si tocca. Teo Hernandez e comunque pim pum pan tre mani tre fasani. Tornerete, tornerete, ma posso cantarla, tornerete in Serie B, tanto il bar non c'è più, tornerete, Verona siamo noi, Verona siamo noi, Verona siamo noi, sono. Ma avete sentito la differenza di cuore? Maria, siamo imbattibili anche con le curve. Ah, mi sento proprio tutto frizzantino. Tu, amore, ti sei tutto frizzantino? Certo, sì, sì, tutto proprio così. Proprio qualcosa che parte da... Tutto così. Poi anche la grandissima qualità anche della Juve, bisogna... Cazzo, gioco, là io l'ho visto il secondo tempo, l'ho visto il primo, gioco, zero, ma cazzo loro. Siamo già più tre della seconda, almeno... Bello comunque arrivare ai secondi anche. Naturalmente tiene male l'amaro in bocca, ma preferisco arrivare secondo che terzo o quarto. Bisogna vedere quanti punti ci tolgono. Per questo vi dico di aver fatto i punti possibili. Partiamo dai singoli. Piero, speriamo che vi sia fatto tanto avanti voi, se finalmente avete il titolare. Boom, subito Piero si è andato a far male, poi non c'è tanto cazzo. Ha preso quella porta, Piero ha fatto male la madonna. Quando sta fatta che non c'è tanto cazzo. Magnano ha fatto due interventi da fenomeno. Noi ci siamo divorati una marea di gol. C'è coppia centrale, mi è piaciuta, ha fatto un gran cazzo di gol, molto interessante quel ragazzo che aveva preso dal Bari. A sinistra ho visto, che arbitrava, capo, mi spieghi la munizione di Hernandez con Barone, così che quelle che ha chiesto anche scusa, è il suo modo di risultare. È il suo modo di risultare, ma che cazzo di Barone, che poi gli ha chiesto pure scusa a Hernandez, perché naturalmente è vero che è quasi per cinema. Naturalmente ha richiamato la cosa, lui l'ha fatto, parla con lui. Naturalmente tac, ha fatto prendere la munizione internale anche quando ha fatto un gran cazzo di gol. Secondo gol, Leao ti ammazza. Peccato che Raffaello meritava il gol se era fatto una gran partita. È così che ti voglio. È così che ti voglio, che prendi la squadra per mano e la porti a vincere le partite. Non vedo più quel cazzo di sorriso che aveva avuto. Sei incazzato perché tu dici che ha fatto schifo, ti stai sfogando sul tuo lavoro che devi fare. O sei incazzato che vedi che il tuo libero non lo sta cagando nessuno. Comunque, a parte questo, dietro comunque benissimo, sono anche l'avversario, ha fatto un gran cazzo di gol, questo eravamo anche abbastanza disposti bene. Calabria come al solito con entrato, non mi è piaciuto, sono contentissimo per il caso Piero, sperando che... non gli sia successo niente di grave. Benassiar molto bene, Reinders, dobbiamo imparare a calciare da fuori area, ragazzi. Siamo bravissimi nella superfascia, cioè abbiamo Pulisic, un fenomeno che va nel morso degli avversari, è un fenomeno quando entra, quindi invitiamo i centrocampisti a calciare bene in porta. Benissimo, andiamo avanti. Cristian strepitoso, migliore in campo con le A. Okafor mi è piaciuto, che è veramente venuto, poi gli ha fatto una gran cazzo di parata, ma la squadra del collettivo veramente ha fatto una grossa partita, sono veramente contento. Il Verona poi dobbiamo sempre per cattiviere col Verona, perché quando c'è un bar, comunque sia per una cosa anche professionale naturalmente, però il bar non c'è più. Quindi per cui finalmente posso esultare. Mi sarebbe stato sul cazzo se non vincere il Verona come l'avevo pareggiato. Mi sarebbe stato veramente sul cazzo. Invece, piripi. C'eravamo in curva noi di quelli del Milan, che loro in curva, dai. Ci abbiamo una curva che non abbatte nessuno. Stefano ha interpretato bene la partita, mica Gabbia, ragazzi, un fenomeno sta diventando. Che cazzo è successo nella Real, Villarreal? E quanto ha dato il Coppa Campioni con Gabbia? Sì, per il Villarreal, no, ma lui in Europa League è andato direttamente, è stato eliminato il Coppa Campioni. Comunque, vabbè, quindi un po' forse è arrivato l'ultimo po' di non mi ricordo. Comunque,
Riders, Loftus, mi è piaciuto anche Loftus, appare tutto un paio di palloni persi. Sto godendo con un mandrillo, perché io sapevo che qua sempre l'ho sentita. La vince la Verona, veramente, è una goduria. È una goduria proprio che trasmette proprio goduria, non ce n'è di cazzo. Davvero, questo è il pubblico che vuole vedere. Non ci sono cazzi, olio bussolazzi. Cioè? Da noi si dice così a Trento. No, invece da Milano si dice Gheremiglia quando usa te giuga contro il Milan. Tegheminga di Bale. Quando si giuga contro il Milan, mi è successo due volte di farci perdere lo scudetto, ma quest'anno tornate nella categoria che conta voi, dai. Salernitana, Verona e Sassuolo, via. Non vi può andare sempre bene a 7. Ok, perché ne avete perso lei, avete mente le cede di più, perché sennò non è il caso di andare. Godo. Ti alzi la mano lì a destra che sta godendo. Vedi che c'è anche la sua, perfetto. Sono veramente contento perché vedo la sua riforma. Nel finale di stagione adesso. Beh, prima mi stavo lamentando fino a 7 anni fa, però l'ultima partita è questa, ho visto la squadra che mi veramente a mille sulle cose. Quindi per cui mancano 2 mesi, quanti minuti sono? 6 minuti? No, 10 minuti. Stavo dicendo, entriamo, non mangio il braccio, non è contento. Vengo a prendere adesso. Aspettate! Cambia. Non so come si fa. Aspetta, come si vede io. Tram, tra la la la. La sua cos'è, ma se non so. La la. No, così, lo specchio. La la. La la. La la. La 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 la. Mi si vede? Sì, così. La. La la la. La la la. La 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 la. Credici che tu ci battevi oggi. È solo un sogno che quando giocate contro di noi ultimamente vi sentite proprio impossibili, ma non la vedi mai. E quando ce le ho non la vedi mai. Io sono un bandito e che so io. Che bella vittoria, sembra che è tornato bene, invece no, non andando a bere qua in clinica. Ma questa vittoria mi piace tanto. Questa vittoria mi piace veramente, veramente tanto. È una goduria. Tutti bene poi. A parte Redes, mi ha fatto bestemmiare su quel tiro lì, ha fatto bestemmiare anche Stefano in partita. Veramente molto, molto, ma molto, molto bene. Velocità, belli coperti dietro, abbiamo vinto quasi tutti i rimpalli contro una squadra comunque che è ostica, perché cambia tanto ogni anno. Però vedete, prendete questo ragazzo qua di colore che all'improvviso ti può svoltare la stagione. Hanno loro sempre, comprano, si vendono il prezzo proprio. Se il nostro fa trading, questo qua proprio, questo qua è il presidente loro proprio mercenario, cioè vende tutti i più forti. Per poi però hanno un grosso scouting, perché sempre vanno a pescare comunque con il giocatore che dà 500.000 euro, poi magari ti ne valgono 10-20, con i soldi che ha fatto Setti, che ne ha fatti veramente tanti, davvero Setti, che anche odiano anche tutti i veronesi, davvero muy felice. Tuo amore, cosa ne pensi della partita? Ti è piaciuta? Un mondo. Oh là. Sono arrivate anche le magliette oggi, adesso ne regalo un'altra anche a lei. E poi siamo pronti per Lecce, che se questo qua mi dà il mio biglietto, sicuro prendo su la mia consorte e vedremo allo stadio se mi regala il biglietto. Perché in questo momento qua sapete che ho le tasche e le ho bucate tutte praticamente nel corso di 2 anni, però voi non me ne frega un cazzo in questo momento, a me interessa soltanto che la Juve ha pareggiato e noi abbiamo vinto. Stasera Juve-Napoli, che dice, scusate, Inter-Napoli, che sinceramente, francamente, non ce ne frega praticamente un cazzo, però faccio della partita per i tifosi napoletani. Facciamo una bella live dalle 7.45 alle 8.45 di sera.
E poi mi voglio vedere comunque Inter Napoli, se questi napoletani presuntuosi. Quanti punti vi abbiamo dato per ora quest'anno? Però stiamo attenti per queste cazzo di... Vediamo cosa si mette adesso. Sulla munizione di Hernandez, sinceramente, sono rimasto completamente basito. Completamente basito. C'è qualcosa qua, il muro qua, il cartone adesso con il mio. No, no, è cemento, cemento, cemento. Contentissimo, felicissimo e davvero. Cioè, amore, com'è? Vediamo se l'ho imparata. E quando gioca al Milan non ci sto dentro più. Io canto per il diavolo, dai fallo pure tu. Diavolo, la 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 la, diavolo, la 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 la. Ah, che goduria. Che goduria poter risultare che mi ha sentito fino, secondo me, al Bentegodi quando ogni gol che mi ha segnato, soprattutto l'ultimo. Gran gol da Ciucu, poi c'è Ciucu. È entrato. C'è anche una cosa del Ciucu, che se impara a stare più tranquillo, a fare le cose facili, poi vedi che ti vengono anche quelle difficili, figlio mio. Vediamo che anche chi è entrato. C'è stato, beh, Calullo che si è fatto male. Calullo che, come al solito, a me non piace, che dobbiamo promuovere naturalmente Piero come ha fatto stasera, giustamente Stefano Pioli terzino destro, perché non si può andare a fare una Superlega con Calabria. Io li venderei sia Florenzi che Calabria, per me gli darei più spazio Terracciano, spazio giovane come dice Calulu. Gabbia, se gioca così, sarà titolare l'anno prossimo. Gabbia, se gioca così, ciao sarà la riserva di Gabbia. Ragazzi, Gabbia non sbaglia un intervento dall'86-87. Minchia, impressionante quanto è migliorato. Io lo dicevo, guardate che forte Gabbia, perché qua giocava poco. È andato a fare un anno intero titolare al Villarreal con grossi risultati. E in Spagna, che ne minga dei banani, in Spagna si migliora perché è un gioco che va 200 volte il nostro. E lui giocando contro quelli più veloci e più rapidi, ha imparato anche lui ad essere più rapido. Minchia, non sbaglia un passaggio, ma anche caratterialmente sembra veramente uno spagnolo. C'è una grinta della Madonna che prima non aveva, ce l'aveva le palle, non riusciva a tirarle fuori. In Spagna, devo dire che Matteo Gabbia gli ha veramente tirato fuori le palle. Poi abbiamo il laterale più forte al mondo dopo Vinicius, il terzino più forte al mondo dopo nessuno, il portiere più forte al mondo dopo nessuno. Ci abbiamo Bennacer, ci abbiamo Loftus, ci abbiamo Christian. Okafor anche, mica se fa quel gol lì viene giù lo stadio, che si impegna tanto, corre tanto. Adesso Okafor dovrebbe essere il titolare perché è molto più in forma di Olly. Olly mi è dispiaciuto quello che stava facendo anche male. Se Olly accetta il ruolo di terzo attaccante l'anno prossimo, sicuramente non abbiamo soltanto che da sorridere, tenerci Olly perché fa spogliatoio, fa tutto, ma non può essere l'attaccante titolare del Milan perché serve uno come Zizze che prende, punta l'uomo, ti crea subito la superiorità numerica, ti crea tutto quanto. Indi per cui, vi dico una cosa, la 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 la
Bene, felicissimo, ci vediamo in live, ore 19.45, che poi ci vediamo la partita, dai. 19.45, 19.50 al massimo. Che poi no, 19.45, che poi inizia, mi sembra le 20.45 o le 21, beh, comunque 19.45 non ci siamo. E commentiamo tutta la partita assieme, amici, vi voglio bene. Davvero, sono molto, molto felice. Chi mi vuol dare una mano sempre? Ah, devo ringraziare Emilio che mi ha fatto una grossa donazione. È vero, e niente, poi domani saliranno quelli del lunedì, speriamo che qualcuno sia ricordato di me, non sono soldi miei ma sono soldi per vedere la figlia, io qua ho speso 50 euro 3 settimane, quindi giusto per merendine, caffè, queste cagate qua, quindi ho fatto la media come pare 5 ore al giorno, figa, non ci credeva, avrei già speso 150 euro, quindi faccio una spesa di 50 perché sto restringendo tutto, purtroppo sono finiti i tempi che potevo anche spendere 300 euro per tutti. Sono molto felice che mi sostenate. Quando vince e quando gioca il Milan, non ci sto dentro più. Io canto per il diavolo, dai fallo pure tu.
Diavolo. Comunque la prossima, Calulo, spero che riprenda. Si è fatto un cazzo, è stata una forte contusione, mi ha detto la coscia. Giocherà Calulo a destra e metteremo e mettere Florenzi a sinistra. Vi voglio bene a tutti, ragazzi. Vi lascio nella descrizione del mio Instagram, così potete seguirmi. Vi lascio tutto quanto. Pace e bene, un bacio, buona domenica a voi e alle vostre famiglie. Andate al cinema, divertitevi. Se andate a guidare, bevete. Se andate a ballare, bevete. Non guidate, che mi fate incazzare. Ritiro della patente vuol dire essere segregati in casa, ve lo posso assicurare. Ragazzi, che bello essere tifosi del Milan, cazzo! Che bello essere tifosi del Milan! Un bacio a tutti, vi adoro. Saluto anche dalla parte della Vanessa che non sta tirando quello che voi pensate, ma è tabacco.